Abbiamo giocato contro una squadra che ha un'identità precisa, che sa giocare in quella maniera e è seconda in classifica perché porta avanti quell'idea di gioco. E oggi ha provato in tutte le maniere a vincere la partita in quel modo di giocare. Noi siamo stati bravi a difendere e abbiamo fatto una buona partita diligente e sono molto contento di questo. Partivamo con 6 under in campo contro una formazione tosta. E quindi devo dire che i ragazzi sono stati spettacolari, ma quando un paio di settimane fa ho detto che questi ragazzi hanno uno spessore morale di un'altra categoria, proprio per questo oggi Arrigoni, Costa Ferrera, Bombaggi hanno fatto vedere di che pasta sono. Cito loro perché hanno preso un po' in mano la squadra in un momento così di emergenza e hanno fatto vedere non solo che sono giocatori tecnici, che hanno del valore tecnico, ma hanno anche del valore umano, dello spessore caratteriale importante, che possono ambire, secondo me, ad altre categorie. Poi una grande prestazione di Soprano, Piacentini, Trasciani, insomma, anche Riccardo Cappa. Oggi è stata una prestazione di tutti buona, molto positiva. Qui abbiamo ancora la possibilità di giocare ancora una partita in cui possiamo arrivare settimi, ma io credo che non so quanta differenza possa fare, nel senso è la mia prima volta, che è la mia prima esperienza, ma non credo che giocare in casa o fuori casa possa cambiare qualcosa se la guardiamo in un ambito più generale. Certo che se ci soffermiamo nella prima partita, allora dici in casa, giochi in casa, hai più possibilità di vincere. No, hai Ma 2 tanto risultati su 3 e questo è un vantaggio. è vero, hai due risultati, però in ottica generale, se vuoi fare dei bei playoff, devi andare oltre, secondo me. Devi provare a vincere comunque, perché ragionare così significa ragionare col braccino corto e sperare di passare un turno o due, che per carità, però, secondo me, la mentalità che dobbiamo avere nei playoff è un'altra. Poi, per carità, se si uscirà, ma noi dobbiamo giocare per vincere questi playoff. Non so se ci riusciremo, probabilmente no, ma la mentalità deve essere quella.